Questi sono dei capolavori realizzati da una mano sapiente, sicuramente anziana. È molto giovane, ha 50 anni, però è un'arte che ha nelle mani, che da giovanissima coltiva questa passione, nonostante è un'attività molto pesante, la sera gli piace fare le cose che gli ha insegnato insomma, la sua mamma, e che ha anche diciamo, un'arte che man mano ha acquistato da sola, si è industriata da sola. E come si chiama questa tecnica? È il lavoro all'uncinetto. E anche tombolo? No, non credo, no. Questo qua no, è solamente fatto con l'uncinetto e il filo. E quanto tempo impiega per realizzare un lavoro del genere? Lei ha una grande manualità, quindi anche riesce in pochi giorni a fare dei grandi capolavori. E lei cosa ha imparato da sua mamma? Io veramente, proprio grazie a questa fiera, ho notato proprio che la gente apprezza tantissimo questi lavori, e quindi ora anch'io nel mio tempo libero cercherò di poter fare quest'arte, e quindi tramandare da generazione in generazione questa grande, è un'arte, comunque sono delle grandi tradizioni che purtroppo nel tempo vanno via via un po' così perdendo, ed è un peccato.